se è fatta così, un'ora giù ad aspettare. Mi arrabbio un po' sì, ma poi finisce tutto quando ti vede arrivare. Signori, vogliate scusarmi, ma ho davvero davvero bisogno di una pausa e anche di un Gratrashan. Ah, il bancone è lì, quindi se volete un drink anche voi andate pure, abbiamo una vasta scelta e a dopo. Beh. Hai stonato, sei andato fuori tempo. Ma che ti è preso? Ma che cos'ha? Ma laggiù. Ma come, non parla, eh? Ma che c'è, un attacco di panico? Ma là sui divani, dici? Ah, finalmente mio fratello c'ha qualche interesse un po' più maschile. Io iniziavo a preoccuparmi. La vedi quella lì, col vestito colorato? L'ho incontrata qualche giorno fa. Ha fatto una testa così. Perché secondo lei l'ho urtata. A stento l'avrò sfiorata. Secondo me, quella è una che c'ha la puzza sotto al naso. Guarda quella col vestito nero. Che personalità. Quella è una che sa dalla vita cosa vuole. Come piacciono a me. Alessa, a te piace la precisina. Aspetta, qual è per te la precisina? Ah, adesso parli. La terza. Ma meno male la vedete, esiste. Non sono pazzo. Quella è la ragazza di cui ti parlo da due giorni, quella senza nome. E allora dobbiamo andare a presentarci. No, ma tu non stai bene, io non vado da nessuna parte. Vabbè, io vado. Poi quello che dico, dico. Fatti vostri. Non mi fido.